carneficina. Pensavo che ci fosse un ladro in casa? No, c'è la rufiera. Cioè, ho sentito, non hai sentito gli alberi che urlano? Urlano! Urla forte, adesso mi fate venire l'ansia che ci potrebbe essere qualcuno. Ora parliamo di Il Produttore, un film di Mazio Capatone. Parliamo, no? Allora, semmai parliamo de, visto che poi inizia il titolo con Il Produttore, non di Il Produttore. Dai, ci ho già fatica a parlare. Se sei nelle Filippine magari si può dire, ma in Italia Il Produttore, un film, stai calma, Il Produttore è un film che non sa da fare. Esatto. Cioè, è un film che si doveva fare. Parliamo di una persona che ha perso, Tony Paganelli, ha perso il suo sexy shop e si è voluto rilanciare come guardia giurata, ma non è stata presa, ok? E quindi cosa ha fatto? Ha detto, sai che ti dico, io sono un produttore di film, commissiona fonici, sceneggiatori, registi, attori. Scenografie, scenografi, comparse, inizia a fare il film e piano piano la gente si accorge che questo non ha soldi, che si inventa un sacco di balle, che millanta conoscenze assurde, che vuole come protagonista Alessandro Haber, che non sa nulla di niente. Non vi svegliamo nulla, vi svegliamo solo che il fonico prende la macchina da presa e costruisce il film nel film, creando questo documentario. Quindi osserva e riprende tutto quello che questo produttore fa. Anche gli scleri, le pazzie, mamma mia, le cose. Sì. È una via di mezzo tra Boris e i trailer di Mazio Capatone. Peccato che qua è tutta una storia vera, che c'è gente così e che nonostante abbia diretto il sexy shop per tanti anni, inizia a chiedere agli attori, sì, portatemi 4.000 euro che servono per, tu portami 3.000 euro che serve per, vedi se per il, ma non so capire. Che senso? Cioè, perché? Hanno mai chiesto di portare dei soldi per recitare? La mia scuola di recitazione ogni anno, ben due volte all'anno. C'entra? Sì, in effetti non c'entra niente, perché ovviamente. Cioè, hai capito che non hai ancora trovato nessuno che ti paga, probabilmente non pagherai mai. Però non è vero, sei bravissimo, sei un cucciolo bravissimo, sei un orsetto del cuore meraviglioso. Loro non sanno di che parli. Lascia stare. No, è che volendo bene, quando voglio molto bene a una persona. L'orso di cieco, certo. Testa teatrale, serissimo. Del cuore, perché non ci sono affezionata. Certo, non mica mi sono vestito da orsacchiotto durante uno spettacolo, no, e ho perso tutta la dignità, no. E l'orso dice raccoglie. Va bene. Anna F. DM. It's okay, I just wanna fuck your friend. Somewhere there's a fly in the spider web. I feel like Pinocchio.